Ciao amici della Passione Italiana, bentornati a un'altra video ricetta alternativa con me, Silvia. Oggi prepariamo una carbonara, ovviamente non quella classica con la pancetta, ma una carbonara vegetariana. Quindi utilizzeremo dei funghi come sostituzione alla pancetta. Mi raccomando, non vi dimenticate di fare like e di continuare a seguirci e di mostrarci il vostro supporto su Patreon, così potremo continuare a creare nuove ricette per voi. Per due persone, oggi ho qui 150 g di linguine, però potete utilizzare la pasta che preferite, anche se credo che con la carbonara e tutte le sue varianti stia meglio una pasta lunga. Dell'olio, del prezzemolo, 150 g di funghi, io ho due diverse varietà, potete usare i funghi che preferite, due uova e 30 g di parmigiano. La prima cosa da fare è ovviamente lavare i funghi, che ho già fatto in precedenza per risparmiare tempo. Quindi adesso li tagliamo. Taglio i funghi a pezzettini piccoli. Spessi qualche millimetro. Ora che i funghi sono tagliati è il momento di cuocerli. Accendiamo il fuoco sotto la padella e iniziamo anche ad accendere il fuoco sotto l'acqua per la pasta. Mettiamo un po' d'olio nella padella dove cuociamo i funghi. E li facciamo rosolare appena l'olio sarà caldo, li faremo rosolare per circa 5 minuti a fuoco vivo. Facciamo rosolare i nostri funghi a fuoco veloce, a fuoco bello alto per circa 5 minuti, girandoli abbastanza frequentemente. Adesso che i funghi hanno cotto per 5 minuti, vedete che hanno perso un po' d'acqua e si sono rimpiccioliti, è il momento di spegnerli. Aggiungiamo un po' di prezzemolo e buttiamo anche la pasta alle nostre linguine, visto che l'acqua bolle. E la facciamo cuocere al dente circa 10 minuti. Seguite le istruzioni della pasta che usate. La pasta è cotta al dente, quindi riaccendo la padella con i funghi, verso la pasta nella padella dei funghi. Adesso sbatto velocemente le uova e le verso nella stessa padella. Quindi sbattiamo le uova. Ci aggiungiamo un filo di sale e pepe e versiamo nella pasta. Adesso mescoliamo e l'uovo cuocerà con la pasta. Mescoliamo velocemente la pasta. Mi raccomando, non si aggiunge nessun tipo di carbonara, quella originale o qualsiasi variante, non si aggiunge panna alle uova. Ecco che la nostra carbonara vegetariana con i funghi è pronta. Spero che vi piaccia. Mi raccomando, non vi dimenticate di fare like, di seguirci online e su Patreon, così possiamo continuare a fare sempre nuove ricette alternative per voi. Non ci resta che mangiarla. Buon appetito! Grazie! Ciao!